tutti e ben ritrovati. Questo è il nostro terzo outfit e oggi è un outfit molto particolare. Innanzitutto è doppio, ci occuperemo di due capi e in particolare è stato richiesto da voi perché mi è stato chiesto appunto in un messaggio privato perché non ti occupi praticamente dell'abbinamento tra bigiotteria e gli abiti a fantasia. È sempre molto difficile abbinare qualcosa in proposito. In questo caso abbiamo scelto il colore verde in due variazioni. Abbiamo più che maglie, sono due camicie. La prima che state osservando adesso, vedete, di media lunghezza che si può usare praticamente su dei jeans, su dei pantaloni in cotone molto stretti, su dei leggings in particolare, sia dello stesso colore, della stessa tinta verde, sul grigio, sul nero, su un celestino o su un jeans scuro, mai con una gonna, perché voi direte? Perché la maglia è talmente lunga che quindi praticamente con una gonna starebbe malissimo, sia una gonna corta che una gonna lunga. Questa maglia in particolare si può usare in due modi, o così che viene a maniche corte, oppure si può sciogliere. Adesso non ve lo faccio vedere perché perderemo tantissimo tempo, sono da sola per le riprese. Ecco, c'è il bottoncino, si scioglie e quindi può essere indossata praticamente anche a manica lunga. È un indumento che si può usare tarda primavera, inizio estate, all'inizio dell'autunno, per esempio. Oh, e per quanto riguarda la bigiotteria è un po' difficile l'abbinamento, perché? Per due motivi: un po' per il collo che è così e quindi anche con questo fiocco, come potete vedere, e anche per la fantasia, una fantasia quasi geometrica, ci sono questi cerchi, una spirale quasi, possiamo dire. La tonalità è molto bella perché ci sono queste variazioni di verde, da un verde scuro, un verde quasi bosco, a un verde leggermente più chiaro, un verde erba e questo bianco panna. Quindi diciamo come colori per quanto riguarda la bigiotteria e anche i pantaloni è facile abbinare, però è il tipo di bigiotteria che si va a abbinare su un indumento del genere. Adesso inizieremo appunto a farvi vedere, ci spostiamo perché così troviamo un attimino una dimensione più consona per farvi vedere tutti gli abbinamenti e iniziamo subito. Eccoci qui, ci siamo spostati e abbiamo scelto questa postazione perché così andremo a lavorare in una maniera un pochino più tranquilla, c'è cioè più spazio per farvi vedere tutti gli abbinamenti. E abbiamo anche un ospite. Eccolo qua. Diciamo, una delle cose preferite di Fulmine è quando faccio il cambio di stagione. Lui impazzisce, impazzisce proprio di brutto. Inizia a mettersi qua proprio sul letto e si mimetizza anche tra un cassetto e l'altro e tra i vari vestiti. Cosa vuoi indossare tu, Fulmine? Cosa ti piace di più? Questa? No, è indeciso, eh? Adesso lui osserva tutto. Almeno in questo modo rimane tranquillo e non mi disturba tra una ripresa e un'altra. Allora, iniziamo a vedere gli abbinamenti. Adesso la camicia è piegata, prima ve l'ho fatta vedere bene, per motivi di spazio abbiamo scelto questo modo di presentarvela. Allora, la prima opzione è questa praticamente. Allora, abbiamo detto che la camicia è già di per sé un pochino difficile con queste fantasie, e in più ha questo fiocchetto. Prima non ve l'ho descritto, ha questo fiocco che quindi diciamo è anche un attimino di impiccio per la bigiotteria, se vogliamo usare questa definizione. Allora, io proporrei in questo modo, anche se non è molto. Non emerge molto questa collana, visto che va a contrastarsi appunto con lo stesso colore su per giù del verde, però non ci starebbe niente male. Punterei soprattutto sulla semplicità, sulle cose proprio semplici. Allora, questa collana e questo tipo di bracciale, solo questi due, senza orecchini e senza niente. Oppure vi faccio vedere, questi li trasferiamo a lui, ecco. Vi faccio vedere, si possono mettere solo questi orecchini qui, sono degli orecchini, già sono tanti insomma, sono un pochino vistosi, riempiono molto. Questi
Quindi questi orecchini da soli, oppure, ma proprio in via del tutto eccezionale, gli orecchini abbineremo una semplice catenina. In questo caso, se l'avete, a girocollo, oppure potete mettere un ciondolo piccolo, tipo una perla, ecco, però qualcosa di piccolo, un ciondolo piccolo. Allora si può fare l'abbinamento orecchini grandi, quindi importanti, e questo tipo di catenella. Allora, per quanto riguarda questi orecchini qui, ho detto solo questi o una semplice catenella a girocollo, magari con una piccola perlina, un piccolo ciondolo, oppure si può scegliere questa opzione qua, gli orecchini, che sono importanti, come dicevamo prima, e questo bracciale, sul genere bianco, insomma, per farvelo vedere, un bracciale d'osso o di metallo, ecco, tipo questo bianco, quindi semplice. E gli anelli, direte voi? Beh, io direi di non esagerare, soprattutto di non andare a cercare l'anello enorme, quello proprio importante, e soprattutto di non puntare sul colore stesso, sul verde o su magari un panna, ma sceglierei un anello semplice, un anello colore argento, un oro bianco, che sia vero o che sia bigiotteria, ecco, degli anellini tipo così, oppure un brillantino. Allora, eccoci di nuovo qua. Eravamo stati interrotti. Allora, dicevo, praticamente sull'anello io non andrei a vedere dello stesso colore un anello vistoso. Sceglierei degli anelli semplici di colore argento, oro, bianco, quindi che sia vero, che sia bigiotteria, punterei appunto su questi. Vi porto alcuni esempi. Ecco, non so se si riesce a vedere, oppure quest'altro. Oppure si può scegliere su un brillantino, se lo avete. Allora, questa era una delle scelte. Poi, per quanto riguarda la catenella, che può essere sia lunga come questa o a girocollo, appunto, stile collier, possiamo scegliere di abbinarci praticamente dei ciondoli. Quali, direte voi? Allora, inizierei da questo. Guardate, è semplicissimo. È tipo una lavorazione tipo azteca, molto bello. Infatti, chi me l'ha visto indossato, tutti mi hanno chiesto: ma che cos'è? Una cosa antica? No, è argento. Questo è un argento ed è molto bello, sì. E niente, poi oppure ci si può abbinare, ecco, questo è bigiotteria di stile indiano. Vedete? Ecco, adesso non infiliamo il ciondolo nella catenella, perché poi dovremmo fare 1000 cambi. Ve li abbino tutti qui. E il terzo è questo. Qui andiamo sullo stesso colore praticamente della camicia. Allora, se indossiamo uno di questi ciondoli, cosa andremo poi a scegliere? Direi di non addobbarci troppo a festa. Allora, nel caso, no, perché ci sono quelle situazioni, soprattutto quando ci sono le fiere, no? Non so se ci avete fatto caso, quando ci sono le fiere di paese, c'è gente che esce proprio addobbata a fiera, io definisco. Sono delle cose proprio orribili, non si possono vedere. Va tutto bene, a volte va bene anche esagerare un tantino, però sempre nel dovuto stile. Perché io sono straconvinta che si può avere stile anche comprando dai cinesi, anche comprando ad una bancarella, non c'è bisogno di essere vestiti da Dolce & Gabbana, da Dior e via dicendo, però si può acquistare anche all'usato, ecco, da qualsiasi parte, ma l'importante è avere lo stile, proprio l'abbinamento in tutto. Allora, dicevo, gli orecchini, questi verdi a pallina praticamente. C'è anche la versione stile Dior che è uscita, comunque potete usare anche quella, basta che non è esagerato, che le palline siano piccole, abbinate con questa pietra qua, con questo ciondolo qui. No, questo rumore, vediamo, ecco, vedete? Sta scavando. Questo è un outfit particolare. Scavare sul letto, non so che cosa cerca, vabbè, qualcosa troverà sicuramente. Fulmine. Silenzio. Accuccia.
Ninna? Comando che preferisce di più è Ninna, allora lì si tranquillizza. Allora, dicevamo, questi orecchini abbinati a questa pietra, oppure se andremo praticamente ad abbinare questo ciondolo qua, metteremo benissimo anche degli orecchini di questo stile a sfera, ma color bianco, un colore chiaro. E qui andremo a mettere lo stesso, ho un colore così di orecchini, in questo momento no, sì, ce li ho, ve lo faccio vedere, però è tutto un altro stile, non si abbina col ciondolo l'orecchino. Allora, l'orecchino è questo, potete usarlo da solo, senza essere abbinato però ai ciondoli, perché poi mi sembra troppo. Ecco qui, vi faccio vedere l'abbinamento, anche questa bigiotteria indiana. Allora, siamo addirittura d'arrivo agli sgoccioli, vi propongo le ultime scelte. Allora, c'è anche questa collanina molto carina. Vedete? C'è il verde, c'è questo color chiaro, quasi un colore acqua e anche un po' di marroncino. Questa collana, per esempio, ve la faccio vedere qui, forse è meglio, ecco. Allora, qui per esempio, si può abbinare questa collana e il bracciale. Oppure questo tipo di orecchini qua, sullo stile indiano. No, questi ve li ho fatti vedere prima, scusate. Non andiamo a stoppare e registrare di nuovo. E questi orecchini qua, anche questi, sì, sono in stile indiano. Andremo a indossare solo questi e o il bracciale bianco o il bracciale verde. Oppure vi faccio vedere. Allora, tutto quello che vi ho fatto vedere fino adesso, purtroppo non è una nostra creazione, tutta bigiotteria, insomma, mio possesso, ma non è nessuno creazione di Rick. L'unica creazione che vi posso far abbinare è questa, guardate che carino. Allora, non guardate, questa è la parte, si è girato. Questa è una lavorazione che noi abbiamo effettuato, Rick soprattutto ha effettuato usando i floppy disk, lavorando sul riciclo. L'interno del floppy disk poi è stato riempito con la raffia, è stato aggiunto con dei cerchietti e abbiamo effettuato questo bracciale. Molto carino, molto simpatico, molto primaverile ed estivo. Oh, c'è questa scelta, dicevo, di questo bracciale al quale andremo poi anche ad abbinare. Vi faccio vedere questa collana, anzi, non è un collarino, praticamente un laccetto. Adesso non mi viene la parola giusta, costa pochissimo, si trova in ogni bancarella di bigiotteria. Vedete? È anche il colore verde. E qui andremo a mettere dei ciondoli molto semplici anche qua, eh? Cioè, per esempio, questa cosa mai, cioè io già questo lo vedo molto importante, non ce lo vedrei proprio bene qui. Andrei sulla scelta di un ciondolo simile o di una perlina piccola, color argento, color anche verde, un color avorio. Niente, allora, all'inizio vi avevo detto che avremmo fatto due outfit insieme, invece il tempo è veramente lungo, è stato, e quindi vi rimando al prossimo outfit, poi ci sarà una definizione outfit verde 1, verde 2, perché anche l'altro riguarderà praticamente la fantasia, sul verde. Fateci sapere se vi interessa qualche altro suggerimento e mi raccomando, comunque continuate a seguirci. Vi ricordo la nostra pagina, i Bijou di Rick, vi ricordo il nostro canale YouTube e siamo presenti adesso anche su Twitter. La definizione è sempre la stessa. Nel motore di ricerca, in questo caso di Twitter, mettete sempre i Bijou di Rick e noi siamo lì. Speriamo di avervi tenuto compagnia. Niente, fateci sapere e alla prossima. Ciao e ciao anche da Fulmine. Eccolo, si è addormentato. Ciao a tutti, a presto.